Allora, primo grande sprint al Giro d'Italia e grande vittoria di Marcel Kittel. A bagarre approfittiamo della disponibilità di uno che di sprint se ne intende, o perlomeno se ne è inteso, contrastando i più grandi velocisti dell'epoca. Ringraziamo per essere qui con noi Ivan 40. Grazie Ivan. Grazie, grazie a voi dell'invito. Grazie. Assolutamente doveroso nei confronti del Ghepardo, e forse oggi, diciamolo francamente, in uno sprint regale, in uno sprint senza avversari, forse ci voleva la zampata di un Ghepardo. Ci voleva 40 ai tempi d'oro che si piazzava a ruota di Kittel, oggi, certo. E magari lo anticipava anche, sì. Come facevo con Mario Cipollini. Ma diciamo, io da quello che ho potuto vedere io oggi, chiaramente Kittel ha due marce in più attualmente, cioè per questo tipo di volate attualmente imbattibili. Ho visto anche che la Etrix è andato davanti agli ultimi chilometri, forse a 2 chilometri dell'arrivo, non prima, quindi hanno voluto aspettare anche loro, molto probabilmente perché non hanno uno squadrone, secondo me, molto competitivo. Cioè, non è la Saeco dei tempi di Cipollini che andava avanti a 10 chilometri dall'arrivo e faceva l'andatura. Avete visto anche voi che finché non è arrivata avanti la Etix c'è stato un po' di un rimescolamento di carte, non si sapeva bene chi stava tirando, ci si guardavano un po', c'è stato un po' di caos. Poi è andata avanti la Etix a un paio di chilometri dall'arrivo e ha fatto la tirata fino a 1,5 chilometri, poi è arrivata la Française des Jeux e a mio avviso ha avuto un guizzo d'esperienza sicuramente Sabatini, che ha visto che la Francesca gli ha anticipati. Poi Kittel si stava un attimo perdendo nella semicurva di destra e Sabatini, avendo tantissima esperienza perché ha corso in squadra con Petacchi, ha corso ha fatto ha tirato tirava le volate a Petacchi, poi a Bonen, poi adesso a Kittel, ha avuto tantissima esperienza e sangue freddo nell'andare davanti a fare l'ultima menata finale davanti alla Française des Jeux, avendo visto che Kittel era in buona posizione. Questo è stato un lavoro sicuramente di un uomo di grandissima esperienza. Dopo è chiaro, quando si è alzato Kittel non ha avuto rivali, però ecco, è stato quel giochetto lì, è stato sicuramente importante in quel momento, in quella situazione di corsa, ecco. Ivan, ma è parso di capire o di intendere, poi sei te l'esperto degli sprint, ma che quando addirittura Sabatini lo ha lasciato e Kittel non è andato dietro e ha preferito mantenere la posizione, risalendo poi con la progressione, consapevole che a livello progressione non ha rivali. Lui Kittel, non ha sicuramente rivali, lui ha bisogno di rimanere lì in posizione, terza, quarta, quinta, non è una grandissima importanza, perché abbiamo visto che quando si è alzato ha fatto la differenza. La cosa più importante che deve stare attento Kittel di non rimanere chiuso, chiaramente di non trovarsi la strada sbarrata da qualcuno davanti che magari non ce la fa o si rialza. Okay. Se rimane terza, quarta, quinta posizione non ha nessun problema. Infatti lì, se hai notato, quando è andato avanti la Française des Jeux era rimasto un attimino chiuso contro le transenne, si è liberato un attimino di esperienza. Sabatini ha capito la situazione, è andato avanti e ha dato la menata, perché se magari si abbassavano un po' la velocità, molto probabilmente da dietro sarebbero arrivati subito a chiuderlo, no? E quindi sai, lì anche se era di un'altra squadra, sapendo comunque che il velocista della Francesa non l'avrebbe mai battuto, Kittel gli ha dato una menata per metterli tutti ancora in fila, avendo visto che comunque Kittel era lì, terzo, quarto, quinto, cos'era, era comunque in buona posizione. Comunque è stato un bel giochetto di un uomo di grande esperienza. Bisogna fargli i complimenti stamattina. Oggi ha fatto un bel numero lì davanti. Quando ha capito che comunque la Etix non era, erano lì tre alla fine, sono arrivati davanti a 2 chilometri, ma erano lì tre. Uno è saltato subito. Cioè, alla fine
erano lì in due, Sabatini e Kittel. Quello che ho capito io, cioè non è un Etix che ti va davanti a 5 km dall'arrivo in 8 corridori con una ruota velocista. Cioè oggi sono arrivati a 2 km forse, più o meno adesso se non vado errato, ed erano in tre, di cui uno è saltato quasi subito. No, stai spiegando bene. Devono ringraziare la Française des Jeux che sono arrivati davanti e hanno tirato altri 300-400 metri, perché altrimenti si sarebbero trovati Sabatini il primo e Kittel il secondo, e avrebbe magari rischiato di anticipare un po' troppo o di tirargli la volata a qualcun altro. Non è il caso di Kittel, perché attualmente, anche se parte a 350 metri, secondo me non c'è nessuno in grado di superarlo. L'abbiamo visto oggi, ha dato 10 metri a tutti, quindi. Però ecco, se fosse stato solo qualcuno a ruota, non lo so come sarebbe andato, cioè in quel momento lì Sabatini è stato importantissimo, magari no, tanti magari non hanno capito la sfumatura lì di Sabatini che va davanti alla Francesa a tirare, certo. No, vista da un velocista, lui ha fatto la menata per rimettere il gruppo in fila. Non è vero che non si può. Alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo è possibile avere accesso e possibilità di mutui e finanziamento a privati e imprese. E con noi sarete serviti anche il sabato. Apertura sportelli, infatti, dalle 9 alle 12. Banca di Pisa e Fornacette. Oltre 10.000 soci l'hanno già scelta. Lo stai spiegando bene, lo stai spiegando ovviamente con l'occhio attento e tecnico del Pistard. Però Ivan, viene da chiederci, no? Ora, a parte che Viviani e Graper sono stati grandi assenti forse di questo sprint, Viviani si è passato al 13° posto e Graper al 15°. Modulo ha detto che forse Ferrari è stato bravissimo, ma è partito troppo indietro. Ma sì, era troppo indietro, poi chiaramente davanti a un kit così. Allora, Viviani e Graipel, ti ripeto, come ti ho anticipato prima, c'è stato un momento dai 5 km fino ai 2 che non si capiva niente, cioè c'era davanti la Stana con Nibali, c'era davanti squadre di gente di classifica, c'è stata una strettoia, c'è stato un po' di rimescolamento di carte, che a un certo punto c'era un po' troppo caos, no? C'era un po' troppa tanta gente lì davanti, quindi chiaramente può darsi anche che siano rimasti un po' chiusi dietro, o chiaramente Viviani non credo che il Team Sky gli abbia messo a disposizione qualcuno per le volate. Sì, ecco, secondo infatti me, sono lì tutti per l'Anda. Bravo. Okay, Viviani gli avranno detto tu vieni, ma le volate purtroppo te le fai da solo. Bravo, volevo arrivare a questo, Ivan. Ci sembra che rispetto a qualche anno fa, ai tuoi tempi, mentre veniva schierata da una parte le squadre funzionali a Petacchi e i team funzionali a Cipollini, oggi il velocista si deve arrangiare un pochino da solo, un pochino anche come facevi te del resto. Sì, io guarda, i primi anni mi arrangiavo da solo, poi ho avuto anche io a disposizione degli uomini. Cioè, si divideva la squadra, anche questo stato squadra con Savoldelli che ha vinto il giro, mi mettevano a disposizione 3-4 corridori a me, 3-4 corridori a lui, e quando si arrivava in volata ce n'erano 3 o 4 a mia disposizione, quando c'erano le corse, le tappe in salita c'erano 3 o 4 corridori a disposizione di Savoldelli. Molto probabilmente io magari davo un po' più garanzia, però cioè, tecnicamente parlando, io un paio di corridori a disposizione di Viviani io li avrei messi. Dopo lì non so come si dice gli automatismi del gruppo Sky, molto probabilmente loro puntano sull'Anda, chiaramente vogliono vincere il Giro d'Italia con l'Anda, ok, ma nel frattempo che arrivano le corse, le tappe in salita, io una tappa con Viviani avrei voluto provare a vincerla. Cioè, io un paio di corridori a Viviani li avrei messi a disposizione. Allora, Ivan, probabilmente io l'ho sempre visto da solo negli ultimi chilometri, negli ultimi 10 chilometri o 7, 6, 5, era comunque lì in balia del gruppo, in balia delle spallate, delle codacce, cioè era lì da solo. Quando tu fai le volate da solo ti può andare bene come ti può andare male. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici. Perfetto, Ivan ha spiegato tutto alla perfezione. Ovviamente
il se e il ma lasciano il tempo che trovano e ogni volata la propria storia. Vedremo già domani, forse racconteremo al termine dello sprint, se ci sarà uno sprint domani ancora in terra d'Olanda, racconteremo un'altra volata, un'altra storia. Però ecco, proviamo a giocare su una linea temporale. Kittel di oggi, insieme al miglior Cipollini che ti sei trovato tu a fianco, Petacchi e anche 40, che ruolo potrebbe avere a livello potenzialità e valori? Ma io ti dico, sicuramente da paragonare a uno come Cipollini, come Petacchi. Io ero un velocista per un certo tipo di arrivo in volata, ecco, tipo come quello di oggi sarei andato sicuramente benissimo. Mario ad esempio era più uno da volate lunghe, per esempio se c'era qualche curva vicino all'arrivo lui era già tagliato fuori perché doveva rilanciarsi, per dire, io ecco, lo paragonerei sicuramente a Cipollini. Attenzione a fare questi paragoni perché Mario è stato uno dei corridori che ha vinto di più, assolutamente, no. Assolutamente. Poi noi stiamo parlando, secondo me negli ultimi anni non c'è tutta questa grande partecipazione di velocisti, cioè Mario Cipollini ha vinto negli anni dove c'erano 10 velocisti che potevano vincere, eh? Assolutamente, cioè, assolutamente. Da Abdujabarov a tutti gli altri, sì, ai ma Belgi, possiamo fare almeno un quarto d'ora a dire i nomi che c'erano, certo, nelle volate del Giro, certo, d'Italia, certo, e del Tour de France di quegli anni là. Da Zabel a Museu a McEwen piuttosto che Stills, piuttosto, cioè c'erano 4-5 italiani, Minali, Leoni, assolutamente, cioè, almeno c'erano una decina di velocisti di prima fascia, no? Certo. E ce n'erano almeno una decina di seconda fascia. Adesso chiaramente le arrivi volate sono sempre i soliti nomi, perfetto, non fai caso, sono sempre quei 3 o 4 che si dividono le volate. E va bene, però bisogna riconoscere a Kittel, giustamente, come sottolineato. Assolutamente, è stata la prima cosa che ti ho detto. Attualmente Kittel ha 2 marce in più di tutti. Ivan, noi ti ringraziamo, magari in attesa di raccontare ancora insieme e commentare un altro sprint del Giro d'Italia. E togliamo il disturbo, ringraziamola per la tua partecipazione e per la tua disponibilità. Tantissime cose. Grazie a voi, quando volete un mio commento ve lo faccio senza problemi. Assolutamente, noi siamo onorati di questo. Grazie Ivan. Grazie a voi.